Buongiorno a Stefano Petrucci e ben ritrovato. Buongiorno cari, buongiorno grazie. Come stai Stefano? Rassicura tutti quelli che si erano preoccupati in questi giorni. Sì, no, ma niente, niente di che. Siamo benissimo, domani ricominciamo a pieno regime anche il pomeriggio, ma è tutto a posto. Perfetto, perfetto caro Stefano, avrai avuto modo, tornando a casa, di vedere anche quello che è stato ieri della Champions League. Partiamo proprio dalla Juventus, perché poi commentare la Juve in Champions significa anche così fare una sorta di screening in vista del campionato, no? Sì, è una squadra un po' diversa sempre dall'anno scorso per quanto riguarda la tenuta difensiva, perché è vero che ieri aveva davanti un attacco straordinario, è altrettanto vero però che probabilmente un errore come quello clamoroso di Casares in occasione del gol che poi di fatto riapre la partita e la complica in modo preoccupante per la Juventus, insomma è un bel regalo, non so se la Juve vecchia lo avrebbe fatto. È una squadra che comunque sempre con grandi valori dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista morale, insomma, io poi non condivido per una volta neanche le chiacchiere sul rigore, sul rigore c'è tutta la vita. Una volta che c'è, sì. È un po' Lovaranna, che è un giocatore che prenderei sempre, ma che insomma di errori ieri ne ha fatti abbastanza. E niente, è bravo Pogba che sposta il pallone, cioè non c'è, se vai sull'avversario in area è rigore, non c'è discussione, questo insomma, dovrebbe essere così per tutti, è stato così anche domenica ad esempio a Torino, ma insomma quel fenomeno di Banti non ha fatto finta di non vedere, insomma ci sta. Adesso certo la qualificazione rimane sempre in bilico, nel senso che comunque bisognerà fare il risultato a Istanbul, a noi interessa molto in chiave campionato ovviamente, anche se anche l'UEFA teoricamente, no? La vecchia UEFA, l'Europa League potrebbe essere un obiettivo per la Juventus poi, no? Nel senso che quest'anno finale se non sbaglio si gioca a Torino, quindi di UEFA sì, l'Europa League sì, non potrebbero buttarla nel secchio, no? In ogni caso anche per un fatto di prestigio, dico, vediamo insomma, comunque la Juve adesso ha la possibilità, battendo il Copenaghen, se il Real Madrid fa quello che deve fare col Galatasaray, di riportarsi in una posizione più decorosa. Se poi la qualificazione la butterà andando a perdere Istanbul, è evidente che l'ha persa facendosi fregare all'ultimo minuto da Drogba e compagni in quella partita incredibile a Torino. Insomma, è abbastanza comico che una squadra che ha quei valori sia a tre punti dopo quattro partite in un girone che a parte Real Madrid insomma c'ha due squadre di valori assolutamente medi, ecco, a voler essere generosi, che altro sarai un po' meglio, ma sì, lo stesso Mancini che insomma continua a dimostrare di soffrire molto l'Europa, perché a parte il pareggio, la squadra che aveva preso in mano da Fatih Terim due giorni prima di Torino ieri, almeno io non mi aspettavo perdesse così no a Copenaghen, no, anche se gran gol, ma per carità Copenaghen è una buona squadra in casa, sì. Si è visto anche un po' con la Juve, però insomma senza riuscire, non è che ci ha avuto poi occasioni clamorose per pareggiare, insomma, è stata una partita abbastanza deludente. Ecco, venendo alle gare di stasera, prima di concentrarci nel finale sulla Roma, caro Stefano, ti aspettavi, perché non ci siamo confrontati su questo, che potesse vivere un momento del genere Adriano Galliani, oppure dai e dai con succede l'ascesa di Barbara Berlusconi, c'era da aspettarsi. Succede a tutti, succederà anche a noi, a me prima da te, per un fatto anagrafico. Succede regolarmente perché cadono anche i miti, poi ho sentito tante cose sbagliate in questi giorni. A Barbara Berlusconi bisognerebbe ricordare che Galliani aveva chiuso l'affare del secolo e l'ha fatto saltare lei per questioni che col campo non c'entravano niente, perché l'operazione di cedere a quelle cifre, Pato, che come vedi stanno cacciando pure dal Brasile per problemi ormai credo cronici, probabilmente di cui anche il Milan è causa, non certo Barbara Berlusconi ovviamente, ma come è stato curato e come è stato fatto crescere Pato, che era un talento. Certo, che peccato. Nel Milan Lab, perché lì secondo me lì si fanno i danni, e non è certo il primo caso, non credo non sarà l'ultimo. E Pato ceduto a quelle cifre a Paris Saint Germain e acquisito Tevez, una cifra comunque interessante, non molto lontana da quella che poi ha pagato la Juventus quest'estate, era un'operazione straordinaria. Ed ha fatto saltare Barbara Berlusconi, quindi insomma arriva a parlare dei problemi di Galliani. È indubbio che insomma in questi anni ha pensato anche alla famiglia, non è un caso, no, che lavori sempre con alcuni procuratori, cioè, lo ha fatto però molto bene, sempre nel rispetto degli interessi della squadra oltre che dei suoi personali. Io credo che sia a Paletti il più grande dirigente della storia del nostro calcio, e si può discutere o meno, ma insomma se pensiamo che poi fino a qualche tempo fa gli unici che si potevano avvicinare
alla sua qualità di rendimento erano Giraudo e Moggi, diciamo che insomma tutto sommato rimanga Gagliani. Poi è chiaro che l'età avanza, gli anni passano per tutti, tutti i rapporti nel tempo si deteriorano, lui ha molto signorilmente, no? Cioè, detto che tutto si metabolizza, ma io non so quanto si metabolizzi, lì è evidente che ci sarà un inevitabile cambio generazionale, non credo che il Milan andrà a star meglio, questo è poco ma sicuro, perché l'esperienza, insomma, con tutta la simpatia per una delle eredi di Berlusconi, io credo che insomma nessuno si possa inventare dirigente, noi ne sappiamo qualcosa anche per esperienze dirette, diciamo cittadine, ci si può provare, ma insomma bisogna stare attenti, specialmente quando poi dietro alle spalle c'è stato un grande dirigente. Certo. Per il Napoli non dovrebbero esserci problemi stasera, chissà poi come proseguirà il cammino legato al turnover di Rafa Benitez, perché chiaramente scenderà in campo col Marsiglia, zero punti, magari sfruttando che il fatto che una tra Borussia Dortmund e Arsenal perderanno punti perché si affrontano in Germania, sì. Pensierino magari alla gara di Torino, Benitez lo sta già facendo, Stefano. Ma lui può farlo, certo, non ha potuto fare davvero la Juventus ieri sera, perché era l'obiettivo prioritario in questo momento, è indubbiamente per loro la Champions League. Loro hanno la possibilità di rilassarsi, e poi comunque c'è un avversario che non vale un decimo del Real Madrid, anche il Real Madrid problematico di Ancelotti, insomma, no? Con tanta qualità e rendimento molto lontano da certi valori. Marsiglia è una squadra, tra l'altro, che vive pure un momento di crisi nel campionato francese, è anche una sorpresa, perché hanno fatto un'operazione molto interessante, molto, molto divertente, no? Di puntare nel campionato degli arabi, dei russi, no? Dei grandi investitori che vanno a cercare talenti. Loro erano reperiti tutti talenti, erano una specie di avamposto della nazionale, no? Dove si fanno sperimentazioni su giovani interessanti, ne hanno presi tanti. Toven lo voleva pure sembrava lo volesse pure la Roma. Sì, Toven in Bulanza, ne hanno presi tanti, hanno puntato molto, ecco, su questo fatto autoctono, no? Per puntare su anche una forte identità. Loro insomma sono estremamente nazionalisti, però sta andando molto male. Quello è il campionato che rimarrà del PSG e del Monaco, che clamorosamente è crollato, e poi insomma dello straordinario erede di Garcia, insomma, c'è un allenatore lì che sta facendo un lavoro pazzesco, è evidente che è l'aria lì pure. È proprio l'aria e soprattutto la cultura del lavoro che qualcuno ha impostato, cioè non credo che possa essere casuale il fatto che lì le cose vadano così bene, insomma, evidentemente l'aria nuova ha portato bene anche a Lille, ma è del tutto evidente che c'era un metodo di lavoro che è stato impostato non solo da Garcia, ma probabilmente anche dalla società, che sta dando i suoi frutti. È clamoroso che Lille, con gli investimenti che ha fatto, mi verrebbe dire che non ha fatto in estate, sia secondo in classifica, abbia scavalcato addirittura il Monaco, che ha speso una cifra spaventosa. Stefano, prima di salutarci, due parole, insomma, il tuo pensiero, il nostro pensiero, almeno noi lo conosciamo bene, però giocando col Sassuolo, Daniele De Rossi raggiunge qualcuno che si chiama Peppe Giannini, sì. 318 in Serie A, taglia al traguardo delle 400 gare da titolare, coppe comprese. Qualcuno ci scrive pure su Twitter, strano che sia 318 e che raggiunga Giannini, visto che sono 5 anni che non gioca, che i precedenti 5 anni non li ha giocati, insomma un pensiero. Sono spariti tutti, no? I sorcetti o i sorcioni, no? Che avevano messo in giro questa cosa, dimenticando alcuni dati che noi abbiamo ripetuto centinaia di volte, ad esempio che siccome si parlava di una continuità, ma non giocava, no, è vero che non ha giocato esattamente così. L'anno scorso certamente no, ma 2 anni fa era stato il migliore. Questo è una cosa, un fatto che viene dimenticato completamente, cioè con la gestione Luis Enrique è il migliore in tutte le classifiche di rendimento, anche quelle nel banalissimo fantacalcio, De Rossi era nettamente il miglior romanista, però quindi, quando è arrivato Zeman ha ereditato non uno che giocava contro, ma uno che veniva da una stagione comunque importante, no? In mezzo, certo, ai casini che la Roma aveva. Adesso c'è questo traguardo che si merita tutto, ovviamente, per la persona che è, oltre per il giocatore straordinario che è tornato ad essere, ma che insomma non è stato per un brevissimo periodo e non soltanto per responsabilità sue. Speriamo che serva alla Roma per riprendersi un po' di quello che ha perso tra banti e colpe anche sue, e l'appannamento che inevitabilmente è arrivato, anche forse qualche valutazione di Garcia, non lo so, poi ne avrete parlato fino adesso, insomma, dal mio letto di dolore ho riflettuto tanto, non lo so, io francamente credo che
e la squadra fosse stanca, che l'allenatore non aveva visto male nell'idea di rinforzare, no? Di rimboccarsi un po' le coperte. Uh-huh. Un dato che sta emergendo, io credo, abbastanza nettamente, facevo questo ragionamento anche ieri guardando giocare la Juventus, che i cambi della Roma, che se ne voglia dire, siamo straordinari nel distruggere i giocatori quelli veri, nell'esaltarci per le pippe e soprattutto nel improvvisamente per riscoprire giocatori che hanno già detto tutto sulla piazza o comunque dovrebbero essere molto noti al pubblico. Non c'è nessun dubbio che nelle seconde linee della Roma non c'è minimamente la qualità che c'è nelle prime scelte. La Roma c'ha, direi, 13-14 sì. giocatori, se penso agli Aic a destra soprattutto, no? Uh-huh. Pensando alla squadra titolare che è un'altra, di grossissimo livello, e gli altri stanno tutti molto sotto, ma tutti, cioè a cominciare da Burdisso, che conosciamo bene, pregi e difetti, da Bradley, che abbiamo riscoperto perché ha fatto un gran gol a Udine, ma lo conosciamo, pregi e difetti, tanti difetti, Buriello, non ne parliamo nemmeno, e potrei continuare, insomma, e Marchigno, che ormai dovremmo conoscere bene, noi sì. intanto ci risaltiamo perché c'è il gran gol di Buriello che peraltro entra nella storia, ripeto, il grande gol di Bradley a Udine, però quei giocatori, quello sono, e secondo me quello è un problema, nel senso che adesso bisognerà fare una scelta molto precisa anche per gennaio, perché un conto è andare a, che ne so, anticipare investimento per l'anno prossimo, cercare di aggiungere qualità a un gruppo che, ripeto, a parte i 14 certi, grandissima qualità non ha nelle seconde linee, e un altro discorso è magari rompere degli equilibri che ha degli ulteriori problemi. Che penso, se prendi una punta ad esempio, no? È evidente che Borriello va al cinema. A quel punto può anche essere presa in considerazione l'idea di fare quello che non è stato fatto lo scorso mercato, cederlo. Caro Stefano, noi per oggi ci fermiamo qua, ti ritroveremo ovviamente domani mattina quando tornerai nella giornata sì. di domani anche alla grande sì. in corsa per il pomeriggio su Teleradio Stereo. Grazie Stefano, a domani. Grazie a voi, un abbraccio grazie, a tutti. Grazie a Ciao. Stefano Petrucci.